La ragnatela è una sottile struttura realizzata mediante fili, sia in materiale viscoso che non viscoso, e che i ragni producono secernendole tramite apposite ghiandole chiamate seritteri. La ragnatela risulta essere particolarmente resistente, con una tenuta 3 volte maggiore rispetto a fibre sintetiche come il nylon. Esistono vari tipi di ragnatele: a spirale, a imbuto, a foglio ed altre ancora. Ma oltre che per la costruzione delle ragnatele e per la cattura delle prede, la seta ha vari utilizzi. Può servire come trasporto, infatti alcuni piccoli ragni la usano come paracadute. Conservazione e protezione delle uova. A volte anche come rito nuziale. I ragni della famiglia Salticidae, ad esempio, utilizzano la ragnatela come ancora di salvezza in caso di un salto sbagliato. Tutti i ragni, sia maschi che femmine, producono la seta attraverso le filiere, che viene poi sapientemente lavorata ed elaborata dal ragno per mezzo del calamistro, una sorta di pettine presente sul metatarso del quarto paio di zampe. A contatto con l'aria, la seta si comporta in modo particolare. Essa esce liquida dalla filiera, ma tende a solidificare in breve tempo. La filiera è un organo specializzato di forma conica e, come abbiamo già detto, esso è atto a secernere la seta per la costruzione di ragnatele. Di norma nei ragni vi sono 6 filiere, tutte molto mobili e articolate, e sono suddivise in 3 paia, situate nella parte terminale dell'opistosoma. Ogni ghiandola secerne un tipo di seta leggermente differente dalle altre, ma ogni filiera può avere diversi tipi di ugelli e quindi autonomamente secernere tipi diversi di seta. Delle specie di ragni fossili finora rinvenute, le prime che mostrano chiaramente la struttura delle filiere risalgono al periodo devoniano. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.